Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Ormai qui vi parlo praticamente solo di libri, anche su TikTok lo faccio, però non vi ho mai detto come ho iniziato a leggere, come ho capito un po' i generi che mi piacevano e mi sono chiesta, ma magari qualcuno che si vuole approcciare alla lettura non sa bene da dove iniziare. Quindi facciamo un video dove vi racconto come ho iniziato io a leggere. Dunque, se qualcuno si vuole approcciare alla lettura, secondo me la prima domanda che si deve fare è cos'è che mi piace? Nel senso, vi piacciono, non so, le storie d'amore, guardate, serie televisive, film, e vi piace quando una coppia sta insieme, quando c'è del romanticismo, oppure vi piacciono delle serie, non lo so, dove ci sono vampiri, licantropi, comunque fantasy. O comunque film, oppure vi piacciono gli horror, oppure non li potete proprio vedere come me, o gialli. Insomma, secondo me, innanzitutto una persona deve capire cosa gli piace, perché comunque di libri ce ne sono una marea: fantasy, romance, gialli, horror, biografie, storici, cioè ce ne sono veramente tanti. Uno appunto deve dire: allora mi piace questo, mi piace quest'altro. Io ho iniziato a leggere quando avevo 10 anni, mi piacevano i fantasy, infatti una delle prime saghe che ho letto è stata quella di Harry Potter, mi piaceva il romanticismo, le storie d'amore e mi piaceva anche il genere storico, mi piaceva leggere qualcosa o comunque vedere qualcosa, un film e imparare da questo, quindi insomma romanzi storici. Riguardo ai fantasy, alcune prime saghe che io ho letto sono state Hunger Games, poi Divergent. Vi faccio questo video e tra l'altro oggi mi è uscito un ricordo di Facebook che 8 anni fa finivo la saga ed ero arrabbiatissima con l'autrice, proprio nera, scrissi un post nerissima. E poi uno dei miei primi amori, Twilight. Riguardo al genere romance, romanzi rosa, il primo autore che ho iniziato a leggere è stato Nicholas Sparks e penso che le pagine della nostra vita, cioè potete vedere com'è ingiallito, è ricchissimo questo libro, penso che questo sia stato uno dei primi romanzi che abbia mai letto di lui e da cui mi sono innamorata proprio del genere. Infatti poi ho letto anche Ho cercato il tuo nome, praticamente sono tutti poi ci hanno fatto dei film. Ricordati di guardare la luna e anche l'ultima canzone con Miley Cyrus. Qui poi appunto ci hanno fatto tutti i film, però inizialmente li avevo letti, ne ho altri di Sparks, diciamo che questi sono quelli che mi sono più rimasti nel cuore. Infine i romanzi storici. Ora, quelli che ho letto io quando ero più piccola, lì a mia nonna me li ha prestati lei, me li ha consigliati lei. Mi ricordo che uno dei primi libri che lessi fu un romanzo su tre generazioni di famiglie ebree, molto molto interessante, da lì mi sono innamorata del genere. E nella mia libreria non ho quei libri come vi ho detto, però ho altri libri storici che io vi consiglio assolutamente. Sono tre: La donna dal kimono bianco, bellissima, storia veramente fantastica. Quando le montagne cantano di Nguyen Phan Ke Mai, ve ne parlo in un video qui sul canale, bellissimo, ambientato in Vietnam. E infine, non per ultimo perché è brutto, però è bellissimo, la saga della straniera da cui è tratto la serie televisiva Outlander. Ora, questa è lunghina perché è una saga, quindi ci sono più libri, tipo in Italia sono usciti 15, fra poco dovrebbe uscire. Non l'ultimo perché lo deve ancora scrivere, però ne deve uscire un altro. Gli altri sono autoconclusivi. Però, se vi piace il genere storico, qui c'è la storia della Scozia, poi c'è la storia dell'America, ci sono diverse generazioni di persone, quindi di famiglie. Quindi, se vi piace il genere, io ve lo straconsiglio. Quindi vi ho detto da cosa sono partita, cosa mi piaceva, come ho capito, diciamo, i generi che volevo leggere. Vedete un pochino voi, scopritevi, non è una gara, leggete se volete leggere, se non leggete fa niente, è una passione che dovete avere. Io ora sto andando a circa un libro a settimana, ma perché io veramente mi piace. Non è una gara, c'è chi legge 200 libri in un mese, c'è chi ne legge 7. Se
Se vi piace, pigliatevi un libro, sfogliatevelo, leggetelo quando avete tempo e poi piano pianino, se è una passione che avete dentro, crescerà. Io quando ero più piccola leggevo molto di meno, naturalmente avevo diverse, non avevo le possibilità economiche che magari ho ora, quindi dipende anche tanto da quello, però se è una cosa che volete fare, se è una passione che insomma che vi piacerebbe, insomma partite da questo, capite il genere, vedete un pochino di consigli in giro ora che ci sono i social. Prima, quando ero piccola, io non c'erano, ora avete tantissimi consigli sui social, su TikTok, Instagram, anche qui su YouTube, quindi potete veramente sentire i pareri di ogni genere. È una bella passione, dispendiosa. Io ho contato in libreria, ho tipo 250 libri, senza contare quelli che ho preso in digitale col Kindle, però vi arricchisce tanto, molto, tanto tanto. Però, insomma, vedete voi, ognuno ha le sue passioni. Io vi ricordo di mettere mi piace al video, di iscrivervi al canale e qui sotto trovate il link per gli altri miei profili social. Io vi mando un bacio e ciao a tutti!